Zaia, lei ha detto di essere esperto di Covid, è soddisfatto di come è stata gestita la scuola in questo periodo? Ma guardate, voi sapete, la mia posizione è chiara, dire che oggi abbiamo la scuola in presenza vuol dire una mezza bugia, perché la verità è che abbiamo migliaia di classi in quarantenate, abbiamo studenti isolati e quindi la gran parte c'è di DAD. Io avrei optato per una soluzione di tenere chiuse le scuole fino a fine gennaio. Questo ci avrebbe permesso di avere meno complicazioni. Del resto anche la curva dei contagi ci sta dando ragione, perché sta iniziando a scendere, quindi avremmo evitato la fase acuta con le scuole aperte. Ma ormai quello che è stato e si guarda avanti. Si poteva fare di più per la scuola, ai sistemi di aereazione, alle classi sdoppiate, a tutto quello che è stato detto per 2 anni non è stato fatto. Io dico che la scuola non è una competenza regionale, faccio parte di quelli che hanno chiesto, anzi io ho chiesto l'autonomia, figuratevi se entro in termini a parlare di temi che peraltro non ci competono, però devo dire che il nostro rapporto con l'ufficio scolastico regionale in Veneto è ottimo, e abbiamo fatto un bel lavoro.